Il quadro dell'Abruzzo è come una moneta a due risvolti. Ci sono dati positivi controbilanciati da dati negativi che si equivalgono. Cresce l'export e questo traina le grandi imprese, le medie imprese innovative che si sono. E questo è positivo, ma non riparte nei consumi interni e quindi la piccola e media impresa non ce la fa, l'artigianato, i servizi e il commercio. L'occupazione ha lo stesso fenomeno, cresce nella grande impresa, diminuisce nel settore della piccola e piccolissima impresa, crolla nei servizi e nel commercio, crolla completamente nei servizi e nel commercio. C'è bisogno di un intervento forte per far crescere l'occupazione e rilanciare la domanda interna. Ora, su questo versante noi abbiamo detto alla Regione, qualcosa lo puoi fare? Sì, facciamo un patto per la ripresa e lo sviluppo. Con tutti gli stakeholder, tutti, sindacato, forze economiche e così via, individuiamo cose concrete. Allora, quando parte il master plan, facciamo partire il master plan. Sono risorse importanti sulle infrastrutture che può aiutare a consolidare. Facciamo un accordo di sperimentazione e di attrazione di nuove imprese, anche dall'estero, con un discorso di tassazione fiscale di vantaggio, con un mercato del lavoro più vantaggioso per i primi 3 anni che l'impegno si insedia. Abbiamo fatto quindi una serie di proposte. Cerchiamo di fare un'intesa sulle cose che possiamo fare, da fare presto, in tempi predefiniti, con impegni certi. Io credo che questo potrebbe aiutare.